coach, vittoria determinante per la classifica, ma dal mio punto di vista anche perché metti un tassello in più per costruire una mentalità che sia la mentalità che serva poi per i playoff. Sì, hai ragione, con il rientro di Ugo e con l'arrivo di Milos siamo molto più profondi, voglio coinvolgere tutti, quindi di conseguenza ci vuole per stare in campo grande intensità, grande fisicità, grande difesa, perché diciamo c'è anche un po' più di concorrenza in squadra. Questa è concorrenza sana, positiva e che ci permette di essere più aggressivi in campo. Nei playoff, come dici te, quello che conta è essere molto, molto attenti, molto concentrati, molto fisici difensivamente, stiamo lavorando per questo. La continuità è quella che oggi ha, in alcuni brevi momenti è mancata a questa Fiorentina Basket, ma poi ha dato degli strappi con 3 bombe consecutive, penso a Mazzucchelli, Ekma e Grande, che hanno ributtato indietro Alba. Cosa ti aspetti adesso dopo la pausa pasquale nella partita di Montecatini? Ma chiaramente queste rotazioni allargate, allungate, a volte ci portano in campo dei quintetti che sono un po' anomali, quindi chiaramente non sempre c'è la continuità di gioco e di intesa fra tutti, è chiaro, però è una cosa ricercata. Niente, Montecatini diciamo insieme a noi e Omegna nella classifica generale di ritorno è prima, quindi una delle partite più difficili dell'anno. Vogliamo arrivare lì per giocarci, perché è una partita proprio con tutti i connotati dei playoff, e è un bel test per confrontarci a quei livelli lì. Grazie.